Oh, eccoci qua ragazzi, nuovo episodio del Rotoglory, c'è stato un nuovo acquisto. Prima di farvelo vedere, però, vi ricordo di attivare le notifiche del canale e di guardare il link in descrizione, il canale Telegram. Mi raccomando, entrate perché stiamo diventando sempre di più e siete tutti stupendi, davvero siete tutti stupendi. Allora, avete visto l'ultimo episodio del Rotoglory? Vi ho mostrato per la prima volta il giocatore più forte del gioco, ovvero Darboh. E oggi, giusto per il meme, ho comprato anche Tammy Abraham, l'abbiamo potenziato al massimo. Andremo a fare la stessa cosa con Jeremy Menez, ragazzi, assolutamente, e arriveranno le review di Tavernier e Havertz, ragazzi. Sono in lavorazione, arriveranno, visto che questo è un periodo un po' di magra, no? Per quanto riguarda i football, sto cercando di divertirmi con i giocatori che che mi piacciono di più. Ragazzi, quello che vi posso consigliare è di fare a tempo perso tutti, e dico tutti, gli eventi. Il 6 giugno torneranno le divisioni online e probabilmente ci sarà anche qualche altro evento importante, abbastanza importante. Aspettiamo anche le nuove leggende e i nuovi pacchetti speciali, perché è ufficiale, arriveranno anche i pacchetti premium, dove daranno dei giocatori speciali dentro. Però ve ne voglio parlare in un altro video, appena le informazioni saranno un po' più chiare da parte di Konami. Eccola qua la formazione con cui giocheremo oggi. Abbiamo uno Zaniolo al 91, un Abraham al 92 e un Romario al 97, ragazzi. Andiamo a vedere un po' come si comporta in campo. È la prima volta, mi sa, che gioco con Romario al 97 addirittura. Sono molto curioso e vedremo un po'. Eccoci qui, signori, nel pre-partita. Un'ulteriore cosa che voglio assolutamente consigliarvi. Vi avevo già parlato di questo periodo per i football che è un po' stantio, ok? È un po' fermo. Quello che vi voglio consigliare è quello di divertirvi, ragazzi. Sicuramente voi avete qualche giocatore che vi è, non lo so, di cui vi siete innamorati, no? Magari della vostra squadra, anche o che ha militato nella vostra squadra e poi, insomma, per età o svariate dinamiche, insomma, poi ha dovuto abbandonare la vostra squadra, si è trasferito altrove. Insomma, c'è sempre quel giocatore che avete amato. Beh, qua sui football avete la possibilità, nel caso in cui, non lo so, sia andato avanti con l'età e non sia super forte adesso nella realtà, avete l'opportunità di potenziarlo e poterci giocare. Sfruttate questo momento per divertirvi e costruire qualche squadra diversa dal solito. Carpe diem e andiamo a divertirci, ragazzi. Ah, non ho messo il numero giusto a Ibrahim, vabbè. Non fa niente, non fa niente. Subito Ibrahim, pericoloso. Ha provato il tiro di prima. Vediamo qua la mazza come si sono capiti subito. Nicolò Zaniolo e Tammy. Adesso facciamo lo schema da fuori. Questo è il nostro pane. Questo è il nostro pane. Vai Bruno. Porca miseria. Fuori di poco. Brunello subito da Montalcino. Si fa pericoloso. Guardate Gravenberch come se la cava con questo scarpino nuovo dopo la patch. Attenzione, eccolo. Bel movimento, bel comportamento offensivo per il nostro Tammy. 89 di overall, invece nello schema di gioco dovrebbe avere 92, già mi sono scordato. Non è male, signori. Poi vi faccio vedere come l'ho potenziato. Ancora Gravenberch. È tutto merito dello scarpino nuovo. Attenzione perché corre Tammy, eh. Zaniolo e la rete 2-0 per noi. Saltiamo l'esultanza perché bisogna portare massimo rispetto per l'avversario. Massimo rispetto. E ragazzi, non sto facendo giocare neanche Darboh, eh? Quindi potete capire proprio la nostra forza complessiva quanto sia alta. Stiamo lasciando fuori il super campione, il giocatore infinito, il giocatore più forte del gioco. Sta riposando oggi, si sta preparando per il ritorno delle divisioni online dal 6 giugno. E non vede l'ora, è pronto Darboh, è pronto. Meno male, ammazza che si è magnato. Grande parata di Diogo Costa, ammazza che ha parato, veramente ragazzi. No, credo che l'avversario si sia ritirato. Forse perché
Ha capito che stavo per far scaldare Darboh. Volevo farlo entrare. Ma niente, credo non ne avremo l'occasione oggi. Ok. E infatti non ne avremo l'occasione. Ragazzi, prossima partita giocherà Darboh. Andiamo direttamente in campo. No, non ho Darboh in panchina. Ah, quanto sono scemo. Quanto sono scemo. Ok, si parte. Siamo pronti. Siamo gasati. Non è vero. Però ci proveremo. Ci proveremo. Sarà una partita difficile, ragazzi, ve lo dico. E il gol. Grande gol. Subito. Non so chi ha segnato, ragazzi. È la prima volta che prendo gol da calcio d'angolo. Non so se sto giocando contro un pro, tra l'altro, eh. Poi mi informerò. Bravo! No, che si è mangiato Bruno Fernandes. Era una grande azione, ragazzi. Credo che questa partita sarà molto combattuta e molto divertente. Lui è fortissimo. Che gol, che gol. Ed è lui, ragazzi. Ci ha segnato proprio lui. No, forse è Gavi. Non ho visto bene. Non so se è Gavi o Pedri. E invece è Pedri. Ragazzi, non poteva segnarci lui. Ci ha traditi. È buona questa però. Abram! Peccato. Abbiamo avuto due occasioni molto buone. Però non ce l'hanno buttata dentro, ragazzi. No, che brutto passaggio. Ammazza che gol, ragazzi. Che gol. Però ogni tiro è un gol, signori. Ma mi scusi, Diogo Costa, ma che sta facendo lei? Poco fa avevo detto sarà stata, cioè, che sarebbe stata una partita divertente e combattuta. Probabilmente sarà divertente soltanto per lui. No, eh sì, ragazzi, è per forza un pro. Che gol! Mamma mia! Gran tiro! Molto forte lui, ragazzi, molto forte. Complimenti, è il primo ragazzo che veramente. Credo sia impossibile proprio avvicinarci. Oggi ci prendiamo una bella batosta, ragazzi. Mi stanno insegnando il calcio oggi. Ragazzi, se riesco a fare almeno un gol contro di lui, mi ritengo soddisfatto, eh. Che è veramente bravo. Mamma mia. Via sta palla. Via sta palla, signori. Che cos'è qui? Un'orgia. Ok. Bravo, bravo, Bruno, bravo. No! Almeno un gol voglio farlo! C'eravamo quasi, c'eravamo quasi. Una bella azione, almeno. No, il gol di Pippo, no! Questo è un affronto! Beh, qua non potevo fare nulla, ragazzi. Non potevo fare nulla. Complimenti ancora perché molto, ma molto bravo. Vabbè, a Ronaldo. Oh, almeno un gol l'abbiamo fatto. Non abbiamo giocato neanche male in questa azione. 5-1. Mamma mia, speriamo di non prenderne altri. Bravo Romario. Grande finta. 5-2. Dai, una magra consolazione, ragazzi. Molto magra. Vai Ronaldo, il 5-3. Non ci credo. Non ci credo. Il 5-3. CR7. Fatti il selfie con la curva. Bravo, bravo. Peccato. Abbiamo rischiato di fare anche il 5-4, eh. Abbiamo rischiato. Però dai, alla fine poteva andare molto peggio, ragazzi. Poteva andare veramente molto peggio. No, che fai? Ma no, potevi farti l'ultima azione.
Vabbè, bella partita comunque. Ho visto il calcio, il vero calcio qui. Mi ha veramente dato una lezione. Ho sentito le mie chiappe molto lubrificate. Quindi, adesso ragazzi, io direi che ci possiamo lasciare qua. Vi faccio vedere al volo le statistiche del mio Tammy, che non è per niente male, secondo me. A mio modesto parere, eccole qua. Come vedete, queste sono le statistiche. Fate vobis. Quindi, ci vediamo alla prossima. Vi voglio bene e ciao, regà. Ci vediamo domani. Ciao ciao!